Eccoci qua, per l'ultimo sono le 22:38, abbiamo ancora una ventina di minuti di trasmissione per fare un po' il punto, per capire anche dove si sta andando, come diceva giustamente Giacomini, oltre il Mose. Il Mose, che è stato realizzato con determinate caratteristiche per far passare le navi e quant'altro, adesso si parla del porto offshore di Tella. Lei voleva dire qualcosa sul Sì, porto cioè io offshore? noto proprio una incongruenza di queste scelte, no? Cioè si vuole far portare, secondo i progetti presentati dall'autorità portuale, dal comune, dalla regione, tutti, no? Anche il governo sembra, si fa questo porto offshore per portare fuori le merci, i container, creando una rottura di carico secondo me devastante sull'economicità del sistema, perché uno che deve arrivare in Italia, invece di fermarsi fuori Venezia, arriva a Trieste, oppure si ferma prima a Ravenna, oppure quelle che servono per Venezia, i portacontainer di dimensione che possono entrare a Venezia, vanno alla marittima. C'è bisogno di ingigantire un porto creando una rottura di carico per i containers. Allo stesso tempo, però, si portano dentro le navi da crociera. Cioè, io la trovo di una incongruenza tecnica inspiegabile. Qualcuno me lo dovrebbe spiegare che logica c'è dietro questa scelta. Se il problema è il traffico in laguna e si vuole eliminare il traffico più pericoloso per la laguna, che sono le navi petroliere, che adesso mi sembra comunque sia ridotto, Giacomino, non è più un traffico come c'era nel passato, ma a questo punto si fa un impianto galleggiante fuori la laguna, dove le petroliere arrivano, scaricano il petrolio e poi viene pompato a terra attraverso un metanodotto. Non c'è bisogno di fare un porto offshore. Il porto offshore serve per i container, ma i container devono avere una rottura di carico. Giacomini, cosa dice il professor Casimir? Anzi, no, Sì, Marco. ci sono delle contraddizioni fondamentali che non si riesce a capire. E poi questa rottura del carico e il portare le navi da passeggeri a un attracco fuori non ha nessun senso. Io volevo introdurre invece un'altra cosa che ho da anni proposto, ancora parlo negli anni 80, 70, la metropolitana di Venezia. Eliminiamo tutti i vaporetti, Qui tocca un problema. passiamo sotto l'acqua, no? Quindi con una rapidità unica, quindi da andare da San Marco alla stazione ci metti 30 secondi, tempo di montare e smontare, non c'è nessun problema di inquinamento, l'unico problema è fermare l'acqua, perché il problema è che se l'acqua si innalza, bisogna fare in maniera tale che questo non avvenga, ma penso che tutto sia risolvibile. Questo potrebbe essere anche l'attracco offshore, cioè mettere fuori le navi e poi la gente Collegare la sbarca e si città. collega immediatamente con Venezia, perché lo spettacolo di una nave che passa per i canali di Venezia non ha nessun senso. Prego. Adesso, prima di sentire come la vedono i nostri ospiti, abbiamo un telespettatore che è in attesa. Lo facciamo parlare, signor Antonio. Buonasera, signor Antonio. Lei chiama da dove? Buonasera, io chiamo da Padova. Prego. Guardi, io bene. Volevo commentare un momentino questa trasmissione che mi piace moltissimo, diciamo che è molto democratica, ma non dal punto di vista del colore, ma proprio come parliamo di democrazia, perché i democratici già che sono rossi. Ecco, volevo solo fare un esempio. Se noi in un lavandino di 50 centimetri mettiamo una tavoletta di 40 centimetri per fermare l'uscita dell'acqua verso lo scarico. Se togliamo il tappo, mettendo una tavoletta da 40 centimetri, un lavandino da 50, riusciamo a fermare lo scarico o non riusciamo a fermare lo scarico?
Bene, era questo il suo punto interrogativo. Adesso le rispondiamo. Questo è il punto, perché il Mosè, o il Mose, Mosè è quello che ha fermato le acque. Mose non esiste nemmeno nella storia, perché era Mosè quello che ha fermato le acque, no? Certo. Allora, questo Mose, se deve fermare le acque, come fa a fermare l'affluenza dell'acqua a Venezia se sono semplicemente delle paratie che non fermano? O costruiamo una diga intera e blocchiamo l'acqua, allora come hanno fatto gli olandesi in Olanda, l'Olanda ci insegna, hanno fermato le acque. In Olanda ci sono interi territori che sono stati portati via al mare perché hanno fatto, che hanno costruito queste dighe in Olanda. Noi mettiamo le paratie. Certo, allora adesso le rispondiamo, signor Antonio. Guardi, passo la palla all'ingegnere di Tella. Ingegnere, sì, allora praticamente allora, signor Antonio mette in evidenza il fatto che la diga di paratoie non è attenuta, tra virgolette, stagna in pratica. Allora, sì, effettivamente se le paratoie hanno quel comportamento di risonanza subarmonica che abbiamo visto, effettivamente non fanno una barriera, perché creano, anche con funzionamento non eccezionale, dei varchi tra due paratoie adiacenti, per cui comunque c'è la comunicazione col mare. Ben diversi invece sono paratoie che funzionano, perché se le paratoie funzionano, come quelle che abbiamo proposto noi, adesso non è che mi voglio citare, ma è la simulazione che abbiamo fatto vedere prima nella dimostrazione è evidente, e a questo punto effettivamente quelle fanno una barriera, per cui quando c'è necessità di bloccare le acque alte, evidentemente si alzano le paratoie, se funzionano bene riescono a bloccare l'acqua che entra. Questo è un dato. La subnaugulare si riesce a fare tecnicamente? Allora, tecnicamente, dopo no, mi no, dice no, anche se le piace l'idea oppure no. No, il professore no, ma lui lo sa, perché noi come Tecnomare, quando io ero in Tecnomare, ero il direttore tecnico della Tecnomare, credo che siamo stati i primi a parlare di una sublagunare a Venezia. Io personalmente ho presentato il progetto alla Camera di Commercio di Venezia, in cui proponevamo una sublagunare come sistema metropolitano a Venezia. È una sublagunare però fatta in maniera un po' particolare, perché non era scavata sotto, ma era una sublagunare che appoggiato sui fondali, cioè è un po' come i cassoni del Mose, prefabbricata e posata, come ce ne sono in giro per il mondo, perché in questo caso non è che avevamo inventato nulla, e tra l'altro usando una tecnologia un po' particolare, adesso non c'è il tempo per spiegarlo, ma che riusciva anche ad evitare questi problemi che per esempio abbiamo per le fondazioni del Mose, la pesantezza delle strutture che poi pesano sul fondo, no? E quindi hanno questi problemi di cedimento. Nel caso nostro noi facevamo dei moduli che diciamo avevano un peso in acqua, una volta completati, dell'ordine del 5-10%, giusti per farle stare sott'acqua. Mantenerle ferme. Ma non avevano un peso pesante in modo che potesse creare quei problemi di cedimento che invece le strutture del Mose presentano. Quindi certo. Lei mi riporta a un passato certo. molto freddo. Però lì questo ci sono lo proponevo ancora negli anni 70, quando scrissi una serie di articoli contro stavano scavando per fare il canale di Petrogli, e dico: Venezia, l'acqua alta di Venezia passerà attraverso questo canale, perché aumentavano mostruosamente la portata dell'acqua nelle alte e basse baree. Sì, mentre prima l'acqua entrava a sfioro, cioè c'era una sovrapposizione dell'acqua mano a mano che cresceva la marea, lì invece si è creato un canale che praticamente ha determinato l'inizio delle grandi maree all'interno della laguna, che prima non ce n'erano con tale frequenza. Questo studio è uno studio dei primi anni 70, cioè noi eravamo da poco tempo, si era insediata la società. Ma non ci conoscevamo ancora. Non ci conoscevamo ancora. E il nostro presidente, il professor Puppi, che era veneziano,
buon'anima, adesso ci ha lasciato purtroppo, un personaggio veramente eccezionale, ho avuto modo di conoscerle, quindi parlo con cognizione di causa, e aveva questa idea, dice Ditella, dobbiamo presentare qualcosa, perché anche a lui piaceva questa idea di creare una mobilità veloce eccetera. Giacomini, è praticabile, le piace, non le piace, se n'era parlato, sì, effettivamente. Mi prenoto un'altra occasione, perché il tema è veramente vasto, mi basta solo accennare, non voglio entrare nello specifico, che senza pregiudizio, quando si è trattato di andare a studiare recentemente, qualche decina, 5-10 anni fa, i due progetti che sono stati messi in discussione, il bilancio complessivo era molto critico e molto negativo, sulla giustificazione trasportistica, sulla compatibilità sul sistema urbano, poi della mobilità interna pedonale, sulla sicurezza intrinseca di queste gallerie lunghe attraverso le connessioni con la gronda lagunare, c'è una serie di problemi irrisolti, tecnici proprio, per cui alla fine hanno raffreddato molto in modo convincente anche i promotori di questo progetto. Però non c'era il nostro progetto. Però. No, questo aveva qualche vantaggio costruttivo, quell'ipotesi mi era già considerata, e a prescindere da questa cosa c'erano dei temi, diciamo, di ordine di funzionalità e di opportunità. Basta solo dire, per esempio, in questa città ha senso che acceleriamo i tempi di percorrenza o che invece culturalmente li moderiamo, proponendo un modello di mobilità e di valori urbani, di pratica urbana opposto a quello che è dominante sulle grandi città, della velocità per esempio, no? E per la valorizzazione turistica ha senso mandare i turisti sott'acqua, sotto al buio, o tenerli piuttosto lenti e fuori a gustare il paesaggio della laguna? Questo può dire che quelli che sono per esempio i parametri di valutazione economica, usualmente dei progetti di trasporto in cui il risparmio del tempo è un beneficio, a Venezia per i turisti il risparmio del tempo di viaggio di qualità è un danno, più ne faccio andare veloci meno gustano il paesaggio, è un danno economico, quindi sono dei parametri di ragionamento che vanno messi forse tarati, ma questo facciamo una trasmissione, perché io non sono pregiudiziale su questa cosa, però bisogna poi misurarsi sul tema concreto. Attenzione, io abolirei il turismo a Venezia, l'altro capitolo farà oggetto di un'altra trasmissione dove la invitiamo. Vorrei dare una scaletta di cose oltre al capito, perché uno deve venire a vedere dove dormiva il mio avo in piazza San Marco piuttosto che nella calle del... No, questa esibizione di una vita fantastica e non riuscire a subentrare è una carenza culturale che è mostruosa. Venezia non è solo cultura detta alla maniera artistica, Venezia è una città da vivere, eh? L'abbiamo distrutta creando il turismo mordi e fuggi, dove mediamente 15 milioni di turisti spendono 15 euro a testa. Il tempo di pagare il vaporetto è un souvenir che viene dalla Cina, perché di solito è un pezzettino di vetro modellato, va bene, che non viene neanche più prodotto a Venezia, ma viene costruito in Cina, e se vogliamo comprarne a tonnellate qui al centro Cina di Padova ce n'è. Le maschere che si comprano adesso al Carnevale di Venezia sono fatte in Cina, quindi stiamo diventando cretini. Cioè, Marco Polo ha portato la ricchezza a Venezia, non l'ha portata fuori. C'è una capacità culturale che è venuta meno, e questa è stata la decapitazione di Venezia, soprattutto che era già venuta a causa di una serie di motivi, tra cui anche il motivo religioso è pesantissimo, no? Ma soprattutto perché con l'Unità d'Italia ci siamo dimenticati della storia di Venezia. Chi conosce la storia di Venezia gli do un premio Nobel. A scuola non si insegna, no. Si vive a Venezia e tutti conoscono solo San Marco, prendono il vaporetto e vanno a vedere, trascinati su questo Canal Grande, che peraltro in tempi non sospetti doveva essere cementato e asfaltato, perché il ponte di Venezia non doveva finire lì, ma doveva essere asfaltato, e poi fatto un ponte fino al Lido. Per cui ho detto, perché non facciamo una metropolitana, visto che in tempi non sospetti a quell'epoca a Londra faceva le metropolitane e ci campavano tranquillamente. Cioè l'idiozia, questa vuol dire non mancanza di cultura, mancanza di buon senso. Questo è il problema. Allora, noi ci meritiamo Venezia,
Non possiamo vendere Venezia a 10 euro a biglietto per andare a vedere qualche palazzo dove una volta vivevano, non lo affittavano, vivevano. Certo, non sono musei. Allora certo. Dobbiamo ricreare quella economia che consente il mantenimento di Venezia, e questo è possibile, perché Facebook costa 200 miliardi, ma se voglio comprarlo oggi, e un sito come questo portato a Venezia con delle persone che sono in grado di gestire un software a livello mondiale è la cosa migliore. Queste sono le tecnologie che non inquinano e contemporaneamente portano ricchezza, ma ce ne sono molte altre. Prego. No, Donatella, volevo far intervenire anche Mattia, innanzitutto sul discorso della sulla Unare. Ma io, per farmi capire, faccio un esempio. Allora, c'è l'APS di Padova, sta pensando, anzi è venuto fuori in un articolo insomma sul giornale, che invece che fare la linea 2 del tram, che costerebbe circa 100 milioni di euro, gli conviene, risparmiandone una ventina, prendere 24 autobus elettrici. A Mestre, se avessero preso, una volta c'era un filobus a Mestre, no? Non dico fare il filobus, ma autobus elettrici, avrebbero speso molto meno, avrebbero risolto il problema. Ora io non so rispetto alla sublagunare, però voglio dire, secondo me alle volte le soluzioni sono molto più semplici, meno impattanti, meno costose, bisogna capire, cioè bisogna ovviamente su questo provare a mettere sul tavolo tutte le varie opzioni e fare un ragionamento obiettivo, perché per carità non bisogna essere prevenuti, però dandoci delle priorità, insomma, no? Per cui mettere al primo posto ovviamente la salvaguardia di Venezia intesa nel suo complesso come integrità, e poi ovviamente anche per i turisti cosa facciamo? In attesa che il comune decida se il ticket piuttosto che ma non è il ticket. Allora, il problema è, voglio dire, in questi anni, siccome poi è anche il consenso politico elettorale, sono state date licenze aperti bed and breakfast, alberghi, certo, anche quello è un altro tema. Cioè questa cosa ha prodotto questo tipo di lo spopolamento di Venezia. Che giustamente, come diceva veneziani. Il professor Case, non è solo un museo, cioè Venezia è una città che ha una storia, una vita, un tessuto, eccetera, che sta morendo perché si sono fatte delle scelte che hanno privilegiato, come dire, il profitto subito, cioè l'uovo oggi, no? Piuttosto che la gallina domani. Allora lì bisogna, non è il problema del ticket, bisogna cambiare impostazione. No, cambiare impostazione significa ovviamente fare dei dispiaceri ad alcune categorie che a Venezia ci hanno lucrato e continuano a lucrarci. Allora, c'è il coraggio di fare questo anche a costo di perdere un po' di consenso oppure no? Certo, questo è bel punto interrogativo di Tella che voleva intervenire. Lui mi stimola sempre con le sue idee avveniristiche, ma noi nel 71 avevamo, col professor Puppi che citavo prima, fatto un'iniziativa a Venezia che fino a pochi anni fa ha creato una realtà, che è la società in cui ho lavorato, la Tecnomare, che è stato, diciamo, un pioniere nella progettazione nel campo dell'ingegneria marina offshore. E a Venezia, in Tecnomare, poi c'avevamo anche il branch a Milano, poi in Inghilterra, in Egitto, eccetera. Ma a Venezia c'erano circa 150 famiglie che vivevano in Tecnomare. E questo è andato avanti fin quando la Tecnomare aveva, diciamo, un guacervo di azionisti che spaziavano dall'ENI, ma anche la Fiat, la Micoperi, cioè era proprio un'elite di industrie italiane che avevano formato questa società. Poi la società è stata comprata completamente dall'ENI, e noi dopo tanta fatica eravamo riusciti a creare una sede a Campo Sant'Angelo, ancora visibile, però adesso è stata venduta ed è stata spostata tutta a Marghera, e anche il nome della Tecnomare è sparito. Quindi il tentativo fatto dal nostro professor Puppi, presidente che citavo prima, di portare una società tecnologica
nel cuore di Venezia, e noi a Venezia abbiamo fatto i progetti più belli in giro per il mondo, è stato tolto decapitato. Da Venezia, decapitato. Sì, sì. Sì, questa è l'idiozia della politica. Però c'è stata una politica che ha creato Venezia. Venezia è stata la repubblica più longeva della storia dell'umanità. Però era estremamente rigida. Le leggi andavano rispettate. E guai chi approfittava della carica che aveva avuto. Il Doge non comandava. Il Doge era il garante della politica di Venezia, ma non poteva dare nessuna disposizione. C'erano i cosiddetti chamadi, no? Quelli che venivano chiamati solo per 3 mesi, per gestire le cose più delicate di Venezia, va bene? E non potevano avere contatto con nessuno, così erano incorruttibili. E si calcolava che nel giro di 3 mesi uno comunque fosse, sarebbe caduto nella corruzione. Quindi venivano cambiati. È durata 1200 anni e il sistema era perfetto. E quando un doge sbagliava, gli tagliavano la testa. Allora, a un doge tagliargli la testa, la Repubblica si rinforzava. Quando hanno tagliato la testa al re di Francia, è crollato il sistema. Non so se mi spiego la differenza che c'è tra un sistema medievale di tipo autoritario e invece un sistema, chiamiamolo tra virgolette, democratico, ma come era Venezia in tutta la sua evoluzione. E ha portato quelle ricchezze lì, perché tutti potevano fare. Quando c'era una spedizione, tutti i veneziani partecipavano. La prima borsa non nasce ad Amsterdam, nasce a Venezia. La prima catena di montaggio nasce a Venezia. E ne abbiamo contezza perché nel 1200, quindi quando il Doge era Dandolo, no? Arrivano i francesi e dicono vogliamo fare la crociata per, ed è la quarta famosa crociata, no? E dice avete navi sufficienti? Certo, dice, ma come? Ne abbiamo bisogno, siamo 20, abbiamo bisogno di 1000 navi. Allora, poi la cosa andò in maniera diversa, ne costruirono solo 400 perché i francesi votarono per fare andare in Palestina per l'Atlantico, lì si persero. Comunque arrivarono solo 10.000 francesi. In giro di un anno hanno fatto 400 navi, sì, una nave al giorno. Facevano una nave al giorno, c'era la catena di montaggio, i pezzi erano già pronti. Questa è Venezia. Abbiamo perso una cultura che è mostruosa. Come si costruisce una gondola? Io so, adesso non so se sono riusciti, hanno provato a fare il modello, il computer, e non so quanto ci hanno messo perché non ci sono riusciti. È mente umana, si perdono delle preziosità che sono mostruose a Venezia. Bisognerebbe che effettivamente ai giovani fosse raccontato che cos'era Venezia e ai turisti, che l'unica cosa che conoscono è Piazza San Marco, va bene, Venezia. Tutto il resto di Venezia non la conoscono, invece bisognerebbe portarla a conoscere. E quindi vuole un turista venire a vedere, non può stare una giornata. Bisogna dargli un tempo e un percorso, lui sceglie un percorso. Dice, ma non ho visto tutto il resto di Venezia. Torni un'altra volta o ti fermi e ti prenoti. Io sono stato alla Sagrada Famiglia l'anno scorso a Barcellona. Ho fatto una fila per entrare, una fila di 3 ore sotto il sole, ci siamo bruciati, no? Se vuoi è così, e se no vai da un'altra parte. Non è che lasciano la porta aperta, tutti entrano, tutti escono. Paghi il biglietto, vai, e peraltro per vedere la Sagrada Famiglia, che è una cosa fantastica, il biglietto era adeguato. E quindi si va dentro, si visita, si capisce l'importanza di quello che sto guardando. Se voglio c'ho la guida che mi spiega tutto quanto, anche quando esco ho capito cosa sono andato a vedere. Certo. Giacomini, per i turisti cosa facciamo? È uno dei grandi temi del futuro. Volevo un attimo puntualizzare rispetto alla questione dell'offshore, che è forse la più immediata che dobbiamo affrontare. Mi piaceva sottolineare il fatto che questo progetto, la sua discussione è drogata
da una condizione di forte squilibrio e di, nel finanziamento pubblico. Sostanzialmente si sta immaginando di coprirne le spese per tre quarti con finanziamento pubblico, giustificato dall'argomento che questo dovrebbe servire all'estromissione del traffico petrolifero dalla laguna di Venezia. Quando in realtà per estromettere i traffici petroliferi l'ingegnere ci ha dimostrato 10-20 anni fa, ormai quasi, che basta una boa galleggiante a cui agganciare le navi e con un costo di un millesimo risolvere immediatamente il tema dei traffici petroliferi dentro la laguna. E invece si sta giustificando con questa scusa una spesa 100 volte superiore, con cui si droga, diciamo, il progetto, la discussione, coprendo tre quarti delle spese di questo grande porto container con mano pubblica, riducendo l'esposizione di rischio e la responsabilità dell'investitore privato, se mai ci sarà, e alterando le condizioni di concorrenza con gli altri porti dell'Alto Adriatico che non hanno questo finanziamento, tant'è che sono contrarissimi, cioè, qua si sta alterando la condizione, la situazione di concorrenza reale, di equilibrio o anche solo di accordi strategici tra i porti. Se noi risolvessimo questa ambiguità e dicessimo subito finanziamo immediatamente con totale finanziamento pubblico lo stretto necessario, intanto per allontanare i traffici petroliferi, lo facciamo subito, spostiamo la discussione, lasciamo all'eventuale capacità del mercato, del commercio internazionale, mondiale che sia, la decisione se ha le risorse sufficienti, si giustifica in termini economici. Poi bisogna anche discutere come si fa in modo reversibile e non irreversibile con grandi dighe di enormi macigni di roccia buttate a isole artificiali in mezzo all'Adriatico in modo totalmente irreversibile. E se sbagliamo cosa succede poi? Bisogna eventualmente usare delle tecniche che siano reversibili, come è stato fatto per esempio per il terminal di metano, il rigassificatore di fronte al Delta del Po, dove almeno per galleggiamento i cassoni tra 20 anni si possono sollevare facilmente e smontare. Ci sono delle modalità reversibili e compatibili, ma soprattutto da noi anche la responsabilità economica del rischio d'impresa ai privati, finanziando la mano pubblica la parte che effettivamente è utilità pubblica, solo i petroli, e lasciandola lontana, casomai invece i container portarli vicino, se mai sarà, è inutile farli a 20 km, a 20 km si deve portare lontano il petrolio che deve stare distante dai rischi della costa, invece i traffici container possono stare vicini, ma bisogna scindere il progetto, invece se ne è fatto una mistificazione, un mescolamento per sparigliare le carte, per rendere le cose un po' più confuse e alterare le condizioni di equilibrio interno, ma anche di concorrenza con gli altri porti. Questo forse va fatto adesso a breve. Una scaletta di cose per il futuro, oltre il MOSE. A titoli, diciamo, ripristinare le condizioni necessarie per legge di dissipazione delle bocche di porto. Le bocche di porto devono essere riadattate in modo da dissipare la forza di marea, rallentando, riducendo, moderando la forza di marea e quindi rialzando i fondali, se non prima almeno dopo del MOSE, stringendo con opere mobili e fisse, ma mobili stagionali, non mobili in ore dal fondo del mare, con opere superficiali che complichino il percorso della marea, che ripristino le condizioni anche di tortuosità dei canali fuori anche della laguna, delle bocche di porto, quindi ripristinare la capacità di dissipazione, ridiscutere profondamente le condizioni di erosione che ci sono ancora stabilizzate dentro, quindi eliminare i fattori di erosione della marea e quindi finalmente discutere sulle grandi navi che determinano un modo ondoso drammatico di distruzione dei contorni dei margini dei canali. Finalmente discutere che navi vogliamo, quali sono i limiti, si era discusso anni fa, discusso anni fa di mettere dei limiti di 200 metri alle navi mercantili, di profondità contenute entro 6 metri, invece si sta alterando tutto e ripristinando le condizioni più drammatiche, bisogna riaprire questa discussione. Poi bisogna riattivare le dinamiche naturali, di dinamica e di morfogenesi della laguna, le capacità di ripristino delle vegetazioni spontanee, della colonizzazione dei fondali, della dinamica di crescita delle barene artificiali, bisogna aprire le valide pesca, all'espansione delle maree che erano aperte fino a 50 anni fa, sono state privatizzate in modo assolutamente impermeabile all'interesse pubblico, pur essendo suolo pubblico, non privato, perché sono in concessione, e si sono chiusi in modo idraulico impedendo l'espansione delle maree. Queste vanno ovviamente riaperte. Bisogna sperimentare finalmente le diverse soluzioni di sollevamento, c'è il sollevamento edilizio, c'è il sollevamento geotecnico, c'è il sollevamento profondo. Si sono sperimentate delle cose interessanti anche sul suolo edilizio, oltre che sul geotecnico, in prospettiva c'era quello geologico, straordinarie, e non si è speso una lira, uno studio, una riga di pensiero, perché bisognava privilegiare solo il MOSE e quei quattro costruttori invece a discapito dell'intelligenza di utilità più generale, no? Poi bisogna forse anche, dicevamo, ripristinare, già si accennava prima, a una capacità di governo straordinario delle specialità di questa città. Non sto parlando di assetti istituzionali tipo città metropolitana, città-stato, statuti, ma nel merito bisogna avere il coraggio di dire che questa città non può trovare un equilibrio socio-economico interno se non attiva delle protezioni sul regime immobiliare.
necessarie, indispensabili. Questa città subisce una pressione immobiliare dell'intero mondo che non è governabile, verrà scalzata, distrutta la sua base sociale se non si attivano, come si è attivato sperimento in altre parti, qualche meccanismo di protezione dall'intrusione dei grandi capitali in sostituzione della capacità degli abitanti di mantenersi da sé. Ci sono ancora molti punti, Giacomini. No, ce ne sono un altro, forse, e concludo, anche qui bisogna avere il coraggio di distaccarsi da alcuni lobby di interesse specifico, di sfruttamento dei fenomeni turistici, di bassa lega, perché non c'è nessun pensiero strategico di investimento su nuove prospettive di pubblico interesse generale, e scoprire che invece forse si può attivare un sistema di turismo che scopra gli enormi valori turistici, diversi però di questa città. Ha una potenzialità di racconto di un turismo di alto livello, di eccellenza. Pensiamo per esempio a quanti architetti, ingegneri, sto parlando di tecnici urbani, gradirebbero fare una settimana a Venezia, vivendo a Venezia, scoprendo i meccanismi specifici di costruzione, di alimentazione, delle infrastrutture, del rifornimento della logistica urbana, capendo questa città, vivendo all'interno, una capacità enorme di raccolta di un turismo sostenibile, intelligente. Bisogna riprodurre un sistema di valori turistici, di valorizzazione urbana, completamente diverso dallo sfruttamento bieco dei vetrini plastici della Cina. Insomma, questo... Certo, bisogna andare un pochino più in profondità per conoscere veramente Venezia e riuscire a conoscerla e a viverla nel modo giusto. Questo vale con anche coraggio per... ridiscutendo però certo, i privilegi e certo, le sclerotizzazioni Giacomini, che si sono fatti. Dobbiamo chiudere, ma chiude il professor Casa. Allora, io penso, sì, sono tutte belle idee, però Venezia non è cresciuta solo di idee, è cresciuta di denaro. Alla fine del 600, inizio del 700, Venezia possedeva il 25% di tutto l'oro esistente su questo territorio, cioè sull'Europa. Cioè c'era talmente tanto denaro che si poteva costruire quello che oggi noi mostriamo come un museo. Quindi dove noi ci approvvigioniamo? Ormai l'economia gira in un'altra maniera, non è più quella di un tempo. Io credo che creare un punto franco a Venezia, dove le tasse sono di un certo tipo, dove ci sono banche, dove ci sono grosse, vengono installate, vengono portate le sedi delle grandi aziende, questo è una soluzione molto importante, perché se gira denaro, quelle case che oggi sono decrepite e non vengono restaurate saranno restaurate da uno che può permetterselo, e di gente che si può permettere di restaurare quelle case ci sono. Ma se l'immaginario della gente vede Venezia come zona turistica tipo Pompei, ci va chiunque, e non una zona d'élite, Venezia è destinata a morire, purtroppo. Questo va contro qualsiasi concetto sociale. Però se io creo ricchezza, i veneziani, tutti i veneziani erano ricchi, perché tutti i veneziani partecipavano al benessere di Venezia. Ovviamente c'era quello che ne aveva di più, quello che ne aveva di meno, ma provate a pensare che una città piccola come Venezia avesse tanto oro quanto ne aveva a quell'epoca, è una cosa mostruosa. Tant'è che gli fecero una guerra, non da poco, tutto il mondo, con la Lega di Cambrai, sfidò Venezia, e alla fine Venezia, un po' con le spade, ma un po' con i soldi, riuscì a vincere, perché mise dalla parte sua il Papa, pagò bene il Papa e si commosse e aiutò Venezia. Ma purtroppo accettò Venezia, fu costretta ad accettare la grande inquisizione, e questo è un altro capitolo. Questa è un'altra storia. Grazie a Mattia Donadella, grazie all'ingegnere Vincenzo Di Tella, grazie a Carlo Giacomini, grazie al nostro editore Ermanno Casen, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, vi auguro una buona notte, e ci rivediamo venerdì prossimo, come sempre alle 21, TV7 Match. Buonanotte. Buonanotte.